Video in diretta. Oh, siamo in diretta. Buonasera. C'è nessuno? Non c'è nessuno ancora. Aspettiamo 3 secondi. 1, 2, 3. Buonasera, di nuovo. Allora, io parto subito con la ricetta, poi chi arriva vedrà il video, vedrà la registrazione e la pubblicazione. Oggi stiamo facendo cotopita, cioè torta di pollo, pollo formaggi, bella ricca. E vi aspetto un attimo, eccolo qua il primo, due che stanno guardando. Ciao, due. Parto con la ricetta? Parto con la ricetta o state arrivando tutti quanti? La ricetta è quella di cotopita. Era da un po' che non facevo una video ricetta, ora non ne faccio una perché mi mancano tutti quelli che commentano, tutti quelli che mi dicono che sono chiacchierona. E allora dico via, voglio risentire tutto quanto. La ricetta è facile facile, è una torta con pasta sfoglia, con pasta a filo, ripiena di pollo, funghi, pana, uova, formaggi e pepe nero. Che succede? Succede che un tempo le casalinghe non dovevano svuotare il frigo era già vuoto, dovevano riempire le pance. Come facevano a riempire con pochi ingredienti le pance? Cercando di allungare. Da un pollo prendevano il brodo, facevano la zuppa, oppure lo usavano per fare il risotto, e poi quello che rimaneva, cioè era poco polpa, che si faceva? Come si faceva a far mangiare 8, 9, 10 persone? E allora si aggiungevano 2 uova, si aggiungeva il formaggio che si aveva, si aggiungevano un paio di funghi, ha detto mia zia. Se hai 2 funghi, mettili, come se io potessi uscire fuori, raccogliere 2 funghietti e metterli. Però sono andata al supermercato, li ho presi e li mettiamo. E niente, vi do subito gli ingredienti, mischiamo, perché la vera preparazione non è questa della torta, ma della pasta filo. Stenderò una sfoglia di pasta filo, così la vedete una volta. Allora, pollo. Questo è coscia e petto, quello che è rimasto, tritato fine. Ciao Paola! Tritato fine. E a me sono rimaste 300 grammi, ma se ne avete di più ancora meglio. Sul pollo metto funghietti, tagliati, funghietti bianchi io avevo, quelli champignon del supermercato. E tagliati a 300 grammi di funghietti, tagliati a pezzettini, soffritti con 1 spicchio d'aglio che poi ho tolto e 3 cucchiaiate di olio, e aggiungiamo anche i funghietti. Aggiungiamo la panna. Un tempo mica avevano la panna, cosa facevano? Prendevano poco del brodo di pollo, con un po' lo addensavano con poco di farina, facevano tipo una besciamella o latte, insomma, quello che ritenevano opportuno utilizzare, a seconda dei bisogni, perché anche il brodo serviva. E il pollo è bollito, è fatto in brodo con una cosa di sedano, una cipolla, 2 carote, potete mettere anche una carota sminuzzata, e anche 1 spicchio d'aglio intero nel brodo, mettiamo invece. Formaggi, 200 grammi di formaggio, quello che io avevo adesso iniziato era un pezzo di Gouda, quindi metto Gouda, però di solito si mette Casseri in greco, che sarebbe tipo un provolone, una provola, un po' così, no? O lo potete sostituire con asiago, con caciocavallo, con quello che avete, insomma, quello che volete. E ovviamente in Grecia mettono formaggi greci, non feta, mettono altri formaggi, tipo pecorini freschi, semistagionati, eccetera, eccetera. E quindi ho messo quello che avevo aperto, un pezzo di Gouda, 200 grammi, 50 grammi di pecorino. Adesso ci va la manina per far cadere tutto. Pian pianino. Due uova fresche delle mie galline. E via, mischiamo. E visto che ci siamo, mettiamo anche il pepe. Tanto,
tanto 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 pepe. Ciao Sabrina e ciao a tutti gli altri che state guardando. Poi leggerò i vostri commenti, che mi fanno molto piacere, anche le critiche, che sono chiacchierone, sono dispersiva. È un momento mio questo, oddio, sono usciti un po' di fuori qua. Allora, mischiate ripieno e potete utilizzarlo anche con pasta a filo comprata o pasta sfoglia, quello che volete, una pasta sfoglia sotto, una pasta sfoglia sopra, incidete quella di sopra per far uscire i vapori durante la cottura e infornate. Va bene? Io invece farò una torta. Allora, qua abbiamo fatto il ripieno di una torta di pollo. Di una torta di pollo. E poi la farò in pasta a filo, poi voi un po' dove potete. Allora, su questo ripieno ci sono 300 g di pollo bollito tagliato a pezzettini, 200 g di formaggio, di un formaggio che può essere un provolone, un asiago, un semi stagionato pecorino, 50 g di pecorino, 300 g di funghetti champignon tagliati fini e rosolati in padella con uno spicchio d'aglio e 3 cucchiaiate di olio per farli perdere l'acqua, perché altrimenti l'acqua esce durante la cottura della pita e non ci dà lo stesso risultato che noi vogliamo. Ciao Melina! E quindi, le uova alla panna, 200 ml di panna, 2 uova, va bene? Rileggo tutto quanto. 2 uova, 200 ml di panna, 300 g di funghi champignon saltati con uno spicchio d'aglio, 3 cucchiaiate di olio, 300 g di pollo, 200 g di formaggio, 50 g di pecorino e pepe nero. Adesso mettiamo da parte e passiamo alla pasta filo. Voi non vedrete tutta la torta, tutta la torta. Perché? Perché ovviamente per fare le sfoglie, che io voglio fare 4 sotto 4 sopra, mi ci vuole un po' di tempo e poi la gente si annoia. Come state? State bene? Vi state preparando per Natale? Io no, perché non so dove sarò. Grazie Marcella, è un piacere ascoltarti, dice Marcella. Sì, è anche per me un piacere leggerti, Quando leggi mi ci ritrovo. Perché guardate un pochettino come siamo passati, come è cambiata l'idea. Noi cerchiamo di svuotare il frigo, no? Facciamo ricette svuota frigo. Loro cercavano un tempo, no? Molte ricette sono nate cercando di riempire le pance, non di svuotare, cioè non era il loro problema principale svuotare il frigo. Che a parte il fatto che non ce n'erano frighi, era già abbastanza vuoto, diciamo. Dicevano loro che erano le dispense erano vuote, ma una volta che avevano olio d'oliva extravergine, ottimo, che noi fatichiamo a trovare, farina buona, che noi adesso andiamo a cercare nei negozi di alimenti curati, eccetera, eccetera, per trovare una farina buona, di qualità, eccetera, eccetera. Loro invece ce l'avevano sia l'integrale, tutto quanto. Insomma, qua cosa ho fatto? Ho fatto l'impasto con 200 g di farina 00, 250 g di farina 00, 250 g di semola fine rimacinata, 4 cucchiaiate di olio d'oliva extravergine, 2 cucchiaini di aceto e 250 ml di acqua. Ho impastato ben bene. Ho coperto di olio, ho spalmato un po' di olio l'impasto qua e l'ho lasciato riposare, perché come tutti gli impasti vanno lasciati riposare in modo che la farina e i chicchi di farina, insomma, assorbono. E da questo, poi quando si fa l'impasto, dicevano di sbatterlo così, pa, pa, pa. Vabbè, io lo faccio, non lo so perché, ma così mi hanno detto e così faccio. Si vede l'impasto, sì. Lo lavoreremo con un po' di amido di mais. Perché? Perché viene più comodo, non lo so, per la stesura usiamo l'amido di mais.
usiamo l'amido di mais e usiamo un mattarello che si usa in Grecia per fare la pasta filo. Il mattarello deve essere sottile, quello più grosso è per la pasta sfoglia, questo è il mattarello per la pasta sfilo, uno sottile di un mezzo centimetro di diametro, non lo so, comunque, sì, mezzo centimetro credo sia, non abbiamo neanche una qualcosa per misurare, sì, un centimetro, insomma, un centimetro, mezzo centimetro. E dove lo trovate voi un mattarello così? Ditemi dove lo trovate, andate in un negozio, un frammenta, chiedete un listello di legno, poggiatelo su una superficie piana per controllare che sia dritto, perché serve un pezzo dritto, non un pezzo storto, e prendetelo, lavatelo, asciugatelo, ungetelo di olio. Ciao Mariangela, buonasera! Ed eccolo qua il vostro mattarello. Va bene, adesso l'impasto che vi ho dato di 250 g di farina, 200 g 250 di semola, 200 ml di olio, di acqua, scusate, eccetera eccetera, va bene per 8 fogli di pasta filo. Quindi tagliamo in 4 più o meno e poi in 8 per ricavare 8 palline. Mentre lavoriamo una palina, le altre che fanno? Le altre vengono cosparse di olio e si riposano. Quindi, preparo le palline perché altrimenti mi si seccano nella superficie. E l'olio in superficie le aiuta anche ad ammorbidirsi, ad essere più elastiche poi all'apertura. Vediamo un po'. E la ricetta comunque uguale con la vostra pasta, con la vostra pasta matta, eh? Ho visto che la ricetta è quella, prevede farina, prevede olio d'oliva, prevede un po' di aceto o anche 5 g di sale, che ho messo, non ve l'ho detto, però io li ho messi, quindi ve lo dico. E niente, così facciamo una pita, una torta. Pita sta per piatto, una cosa piatta, una preparazione piatta. Ho visto che tanti le amano le torte piatte, le torte salate, diciamo, o le pite ripiene. Come mai? Come mai? Lo sapete? Perché è una preparazione che si fa dall'antichità. Tanto che questa preparazione, il nome di questa preparazione, arriva a dare il nome scientifico di quell'organo che ci nutre, la placenta. Perché nell'antichità la pitta si chiamava placundas, placenda. Ed era proprio questo. Una sfoglia aperta con quello che si poteva trovare sopra per mangiare. Allora, oleiamo poco poco le nostre palline di impasto di pasta filo. Questa è la pasta filo rustica, quella che trovate nei supermercati, quella più sottile, è fatta diversamente, non è tirata a mattarello. E ha un'altra lavorazione, questa è, non so, anche un'altra consistenza, non ha, è fatta di farina 00, non è fatta di farina di semola. Questa può essere fatta anche interamente di farina di semola. Allora, scusate, ma questo va fatto perché non posso mica lasciarle le paline così, perché poi mi si seccano. Ed è vero che io poi concluderò il video, però devo continuare ad aprire le sfoglie per infornare la torta, fare foto. Saranno notturne le foto, come sempre, perché non ci riesco mai di mattina. E niente, mettervi anche la ricetta sul, mettervi la ricetta sul blog, così la potete leggere. Che facciamo? Puliamo un po' la superficie, per me.
con qualche goccia di olio ci ha fatto un grumo di... Adesso apriamo una sfoglia, che Dio ce la mandi buona. Ma prima di aprire una sfoglia, che facciamo? Oleiamo la teglia, dai. Userò questa teglia, che non so che diametro è. Vediamo un po'. Credo che basta avanzi per l'impasto. Andiamo anche un po' a occhio, no? Delle volte. 26 forse sarà. Poi la misura ve lo scrivo. Comunque, se non riuscite ad aprirla molto molto fine la sfoglia, pazienza, diventerà un po' più rustica. Uscirà un po' più rustica, ma non succede niente. Prendiamo una palina, la schiacciamo. Si vede, spero? Forse è un po' più vicino a me. E adesso vediamo un po' che non essere disturbata da qualcosa che c'è intorno. Allora, su YouTube troverete un sacco di tutorial su come aprire la pasta a filo. Di signori molto 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 più bravi di me. Andate, se volete. Come si fa? Si ruota poco poco, di qua a 45 gradi, insomma quello che è, in modo da uscire. Da aprirsi un po'. Quando è un po' aperta, quasi un palmo, anche un po' di più, la spalaggiamo ben bene di amido di mais e cominciamo un po' a rotolarla. Vedete? La chiudiamo così e piano piano facciamo questo lavoro qua. E così questa cresce. Allora la lavoro per così, poi quando la devo appoggiare faccio un'angolazione, scusate, faccio un angolo, rimetto il modarello orizzontale a me e di nuovo la rotolo sul mio matarello. Ancora, per sicurezza, giusto la mia sicurezza, la infarino ancora di amido di mais. Vi devo dire che questo piano bellissimo di lavoro, che si chiama plastiras, dove si plasma, mi sia un po' inclinato per l'umidità di qua. Questo l'ho comprato in Grecia, però potete usare qualsiasi superficie, quelle che usate anche per la pasta fatta in casa, va bene, no? Le tavole grandi che usate per la pasta fatta in casa vanno benissimo. Riusciremo ad aprirne una? Sì? Sta crescendo, che dite? Ciao Luisa, ciao Alessandra, dopo vedo tutti i messaggi, non mi appaiono tutti in diretta, devo dire, però lo so che guardate, in 21 guardate adesso, quindi sono contenta che ci siete. Poi lasciatemi un segno così vedo chi eravate. Sta crescendo, eh? Vero? Sempre deve essere bello asciutto asciugato con l'amido di mais, in modo che non si attacchi. Se casomai si attacca, può darsi che adesso mi succede fra un pochettino, o apro un buco, perché tra guardare il cellulare e guardare un po' intorno, sono pure distratta. Guardate quanto com'è cresciuto. Può essere che anche a me succede che mi si apre adesso un buco. Pazienza, non fa niente, perché tanto sì, non è una dimostrazione di bravura se si apre un buco, ma pazienza, perché
poi lo tappiamo. Lo tappiamo e nessuno vi dirà, mangiando un pezzo, qua c'era un buco sulla pasta sfoglia, sulla pasta a filo, vero? Non preoccupatevene. Ta-da, mi piacerebbe aprirlo così e farvelo vedere tutto. Non so se si vede, non è ancora molto 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 trasparente, però diciamo che come consistenza non mi dispiace per niente. Questa è l'ultima che faccio. Sì, così, piano piano, leggermente, adesso sarà appiccicato, vediamo un po'. No, non si è appiccicato. Che faccio? Guardate che diametro ha, cioè proprio così, così, non riesco ad alzarvelo tutto, però posso alzarvelo così, tac, così vedete la metà, questa è la metà. E potrei anche continuare, però non continuiamo, dai. Mi sta balenando un'idea che potrei usare la teglia grande. Potrei usare la teglia grande. Uso quella piccola, dai. Uso quella piccola che ho già oliato. Mi avanza un bel po' di pasta a filo. Che succede? Qualcosa faremo. La adagiamo bene 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 bene. In modo che mi avanza un po' di pasta a filo, perché non ho una teglia intermedia tra questa e questa, no? Quindi prossima volta sarò più attrezzata. La taglio un pochettino quella che avanza. E poi facciamo una pazzavuropita, si chiama. Quella che avanza la possiamo mischiare con un po' di feta, un po' di olio. La mischiamo con un po' di feta, la spalgiamo con un po' di olio e la mettiamo così a cuocere, a caso. Ok, ecco. Questi bordi poi andranno ripiegati dentro. Vedrete, nelle foglie. Ciao Valentina, ciao a tutti. Che faccio? Vi saluto e continuo. Vi ripeto la ricetta? Sì. Stiamo facendo una torta di pasta filo rustica, tirata a mano, con ripieno di pollo, pollo formaggi, pana, uovo e funghi. Va bene? Tutto qua. La ricetta la troverete poi nel blog, spero domani di riuscire a metterla, anche stasera forse. E niente, risponderò a tutti i vostri commenti. Grazie che siete stati in mia compagnia in 20, 21, anche un po' di più qualche momento. E niente, continuo. Ciao!